invece abbiamo creato i presupposti per rilanciare ancora di più il tema della destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, che vede già la Sicilia al primo posto in Italia. Il 40% delle destinazioni che vanno a confine sono realizzate in Sicilia, con il sostegno non solo di raccolto ma anche di impegno finanziario da parte della regione Sicilia. Contiamo di occupare uno spazio importante soprattutto per quello che riguarda la destinazione ad utilizzo per presidi delle forze di polizia, quindi è il segno tangibile di come realizziamo lo spirito originario della norma, che è quello di fare in modo che con i patrimoni delle mafie si creano anche i presupposti perché possano funzionare meglio il sistema giudiziario e il sistema di polizia. Quindi giornate importantissime.